I nostri rapporti con il prossimo si limitano per la maggior parte al pettegolezzo e a una sterile critica del suo comportamento. Questa constatazione mi ha lentamente portato a isolarmi dalla cosiddetta vita sociale e mondana. Le mie giornate trascorrono in solitudine e senza troppe emozioni. Ho dedicato la mia esistenza al lavoro e di ciò non mi rammarico affatto. Incominciai per guadagnarmi il pane quotidiano e finii con una profonda, deferente passione per la scienza. Ho un figlio, anche lui medico, che vive a Lund. È sposato da anni, ma non ha avuto bambini. Mia madre vive ancora ed è molto attiva, molto vivace, malgrado la sua tarda età. Mia moglie, Karin, è morta da diversi anni. La cena è servita, professor Borg. Sì, grazie. Ho la fortuna di avere una buona governante. Dovrei aggiungere che sono un vecchio cocciuto e pedante. Questo fatto rende sovente la vita difficile sia a me che alle persone che mi stanno vicine. Mi chiamo Eberhard Isaac Borg ed ho 78 anni. Domani, nella cattedrale di Lund, si celebrerà il mio giubileo professionale.